Oggi siamo andati al parco a fare qualche prova per vedere in quante inquadrature possiamo risolvere una piccola storia. Inquadrature essenziali, 5 inquadrature di base per un racconto. Vediamo un po' che cosa possiamo tirare fuori. Qui abbiamo allora Rachele, che è il nostro personaggio, diciamo, e all'interno di un contesto, l'abbiamo collocata all'interno di un contesto che è appunto il parco. Lei sta facendo delle riprese, quindi noi vediamo il nostro soggetto nel suo contesto. Faccio partire. Abbiamo un'inquadratura, due inquadrature. E poi passiamo a una ripresa più stretta, in cui cerchiamo di entrare più in sintonia col personaggio, lo riconosciamo, vediamo il suo volto, capiamo una condizione emotiva, diciamo. Subito dopo entriamo con questo dettaglio da sopra le spalle, che ci fa vivere un po' la stessa esperienza che sta vivendo il nostro personaggio. Siamo a tre inquadrature, questa è la quarta. Collochiamo il nostro personaggio nel suo ambiente, inizia a muoversi, abbiamo diverse prospettive di un'azione che sta svolgendo, ok? Da qui possiamo passare anche a qualche dettaglio di ciò che lei sta riprendendo. Nel nostro caso il personaggio è una persona che fa riprese, quindi vediamo anche dei dettagli delle riprese che lei stessa sta facendo. A questo punto la nostra storia può certamente, iniziare a svilupparsi ulteriormente a seconda dei contesti in cui stiamo operando e a seconda delle nostre personali scelte, stilistiche come videomaker. Il principio rimane identico. La possibilità di avvicinarci alla storia partendo da inquadrature molto semplici, ci aiuta a semplificare la narrazione per chi guarda. Quindi queste 5 inquadrature possono già aiutarvi a contestualizzare e a rendere tutto molto più fluido e molto più semplice per poi partire con lo sviluppo vero e proprio del racconto.